Bene. Magari io inizio a introdurre così le persone che sono ancora fuori si avvicinano. E buon pomeriggio, riprendiamo i lavori di questa giornata con una sessione molto interessante che adesso ci mostrerà una serie di esperienze, quindi diciamo una panoramica su progetti e prospettive diverse che però hanno appunto indagato il tema della cura, ho pensato a soluzioni di cura con le persone direttamente coinvolte attraverso appunto l'aiuto di tecnologie o tecniche di fabbricazione digitale, adottando una prospettiva di co-design come anche noi con Open Care abbiamo fatto. Verrà raccontata anche nello specifico il secondo anno della sperimentazione di Open Care con il progetto Open Rampette, ma più che altro introduco Bertrand Nissen, che a cui abbiamo chiesto di un po' di aiutarci a introdurre e moderare questa sessione. Bertrand è direttore scientifico di Che Fare, che è un'associazione culturale no profit che promuove il cambiamento anche su tematiche vicine a quelle che stiamo affrontando, e lascio quindi a Bertrand poi il compito di introdurre i nostri ospiti, che ringrazio per essere qua oggi pomeriggio. Grazie, buongiorno. Ci manca ancora un ospite, ma che starà arrivando, direi, a questo punto. Ma molto brevemente, appunto, non sono Alessia Maccaferri, questo che era nel programma, questo sia chiaro, che non è potuta venire per motivi di salute, quindi magari farò qualche errore durante la presentazione, perché non ho avuto il tempo di prepararmi come si deve, però devo dire che sono molto molto contento di essere qua per due motivi. Il primo è che una decina d'anni fa, in qualche modo, quando a Milano, in Italia, anche in giro per l'Europa, si sta iniziando a ragionare su la manifattura peer-to-peer, l'open design e i sistemi di produzione in qualche modo distribuita, c'era un po' una situazione strana nella quale alcune pratiche, alcune tecnologie erano improvvisamente disponibili per una serie di motivi legati anche ai brevetti, banalmente pensiamo alla stampa 3D, e c'era un po' di così, frenesia, e si cercava in qualche modo di capire: ok, adesso abbiamo queste tecnologie interessantissime, che ci facciamo, no? Questa era un po' la grande cosa. C'è stato per anni la sfida, il tentativo di, ad esempio, fare architettura DIY stampata in 3D, la cosa diciamo ha funzionato solo in alcuni settori industriali e per un certo tipo di real estate, diciamo molto, molto in grande stile. All'epoca in realtà una delle linee di sviluppo più interessante era proprio quella legata a trovare soluzioni customizzate in open design e coprodotte negli ambiti diciamo per tutto quello che riguarda le forme di accesso alla città e accesso all'esperienza della vita quotidiana. Mi ricordo all'epoca, sto parlando del 2009-2010, anche con alcune persone che sono qua in sala, ragionavamo molto su Open Prosthetics all'epoca. Era sostanzialmente un tentativo di lanciare una piattaforma per sviluppare sistemi prostetici ultra customizzati a un super basso costo in DIY. Per quanto ne so, al momento quel progetto si è arenato, però la cosa interessante è, come spesso succede in queste situazioni, ci sono tanti movimenti carsici e anche molte delle intelligenze, delle competenze si sono mosse in quella che sembra un po' ormai un'altra epoca da questo punto di vista, sono riaffiorate in modi molto diversi e soprattutto sono riaffiorate su territori completamente diversi, perché credo, e questo poi diciamo sarà la mia seconda domanda ai partecipanti, se inizialmente sembrava che il grosso del lavoro sull'open design e sulla manifattura distribuita e on demand fosse sostanzialmente un gigantesco archivio globale di progetti liberamente modificabili in open design, la cosa interessante che è venuta fuori in questi anni e che credo si veda molto bene anche dalle cose che stanno succedendo qua in questi giorni è che c'è una costante rideclinazione su scala territoriale anche molto micro
e poi anche mezzo, in alcuni casi diciamo torna anche sulle piattaforme globali, di esperienze. E forse è proprio questa ibridazione di pratiche a livelli molto diversi che ci sta portando una delle ricchezze principali. Questo era il primo motivo, dicevo. Il secondo è anche che proprio di recente, all'inizio dell'estate, con uno dei progetti che abbiamo con che fare, che è Rosetta, che è sostanzialmente un ciclo di incontri nei nuovi centri culturali di Milano, quelli che secondo noi sono i nuovi centri culturali, che sono prevalentemente coworking, fab lab, gallerie d'arte indipendenti, librerie che sono anche bar e bar che sono librerie, eccetera eccetera. Abbiamo fatto proprio da WeMake un incontro che rifletteva su un tema specifico, che è quindi l'accesso alla città e quindi le pratiche anche di sviluppo DIY di accesso alla città, che però per noi vuol dire sostanzialmente una cosa, che è cittadinanza, perché in realtà l'elemento chiave poi di tutti questi progetti, visti anche che sono molto molto diversi tra di loro, però la lettura che tendiamo a dare noi è lo sviluppo di nuove pratiche e grammatiche di cittadinanza, perché se no ragiono in termini di accessibilità, diciamo, sembra sempre una cosa che riguarda solo alcuni, invece può essere un modo di considerarla decisamente più trasversale e più obliquo. Quindi io terrei il giro che ci siamo dati originariamente. Chiedo agli invitati di fare una prima breve presentazione di 10 minuti per ognuno dei progetti. Sarò draconiano, starò costantemente con lo smartphone in mano, ma non perché sto chattando con qualcuno che sta da un'altra parte, semplicemente per far rispettare i tempi. Dopo i primi 10 minuti chiederò un altro giro. C'è un elemento che, anche discutendone in questi giorni, ma anche in realtà le discussioni che stanno circolando online negli ultimi anni, sembra essere particolarmente rilevante, che è quello, diciamo, degli sviluppi di questi progetti nel futuro, tenendo presente le possibili interazioni con i sistemi di governance territoriale a vari livelli. Quindi direi che passo la parola al primo, che è Costantino, guarda caso è qua accanto, o preferite, visto che siete in due, Lisa. Ok, Lisa Noia, città di Milano. Grazie. No, ma io faccio una brevissima introduzione per spiegare l'origine del progetto che poi Costantino vi spiegherà. Il Comune di Milano ha introdotto nel suo ultimo regolamento edilizio una norma, l'articolo 77, che prevede che tutti gli esercizi commerciali debbano dotarsi di una rampetta di accesso, cioè uno scivolo per consentire alle persone disabili di entrare nell'esercizio commerciale. Questa norma è in vigore ormai, o meglio, l'obbligo di adeguarsi è in vigore ormai da più di un anno, e ad oggi il numero di esercenti che si sono adeguati è molto basso, il 10% più o meno, poi forse i dati adesso sono un po' migliorati, ma siamo lì. È una norma che pone un obbligo molto piccolo, perché insomma è una rampetta semplice di basso costo, e cioè nonostante appunto è molto disatteso. Da questa analisi è nata la domanda: perché? Cioè, perché una norma così semplice, che risolve un problema molto grande, non è percepita come una necessità? E quindi appunto si è pensato che il secondo progetto di Open Care potesse indagare questo tema, e dal nostro punto di vista era molto importante capire il perché, perché molto spesso purtroppo la pubblica amministrazione, quando si trova di fronte a qualcosa che non funziona, come soluzione tira la monetina, cioè dice forse è così, prende una strada e magari non risolve il problema perché sbaglia. L'incontro, secondo me, è molto felice tra Open Care e questo quesito che noi ci ponevamo, era proprio quello di dire: ok, ma prima di partire in quarta con la soluzione tipica li sanzioniamo tutti, perché è una norma, che è un obbligo che prevede una sanzione per chi non si adegua, oppure cambiamo tutto, rifacciamo tutto, cerchiamo di capire dal punto di vista
sia di chi è portatore del bisogno, che è un bisogno molto concreto, molto quotidiano, perché la differenza tra poter entrare dal panettiere o non poter entrare, e il commerciante, che forse non è cattivo nel momento in cui decide di non adeguarsi, ma ha incontrato una serie di ostacoli. Questo ha creato una sinergia molto positiva. Dopo, diciamo, una prima fase di indagine fatta da Confcommercio, che ha riscontrato una serie di elementi critici che avevano reso difficile l'adeguamento, tra cui uno degli elementi più importanti era che la norma stabiliva un principio, ma la procedura messa in campo dall'amministrazione per dare attuazione a questo principio era molto complicata e farraginosa per uno che nella vita fa un mestiere diverso da quello di mettere rampette, perché fa il commerciante. Partendo da lì abbiamo detto, proviamo con WeMake, col progetto Open Care, a vedere cosa si può fare e quali sono, come posso dire, i nodi su cui ci stiamo incastrando. E da qui lascio la parola a Costantino, che vi racconta cosa è stato fatto. Grazie. Grazie Lisa. Ho usato qualche immagine per accompagnare quello che stavi dicendo, che erano immagini della mia presentazione. Ho iniziato con questo disegno, che in realtà è stato fatto da Matteo Matteini, che ringrazio di questa raffigurazione, e approfitto anche per ringraziarlo insieme a tutti quanti, e anche a dirgli che auguri, visto che oggi è il suo compleanno. Grazie Matteo. Gli elementi su cui ci siamo concentrati in questo percorso sono stati tre, e li abbiamo un po' scelti all'inizio del percorso, per dare concretezza e per dare concentrazione al percorso di co-design. E sono stati appunto alcuni temi che emergevano da alcuni feedback che avevano raccolto i commercianti, da alcune cose che saltavano agli occhi, e poi se ne è aggiunta una terza che ne abbiamo scoperto nel frattempo, e sono stati questi tre temi che abbiamo chiamato la chiamata, il momento ovvero in cui un utente in carrozzina può chiamare il negoziante a utilizzare la rampa mobile, che è una delle tipologie di rampe che sono ammesse nel regolamento. Abbiamo scoperto anche che non è la migliore per i disabili o per l'accessibilità, per superare un gradino. La procedura, che era un tema rivolto ai negozianti, che devono affrontare una piccola burocrazia che in alcuni casi è una grande burocrazia, che crea un gradino non fisico, ma un gradino nel arrivare a risolvere il problema, è un tema che riguarda alcuni elementi di comunicazione di queste cose. Abbiamo adottato dei processi che sono quelli che adottiamo nello sviluppo un po' dei nostri progetti, che sono spesso degli artefatti fisici o dei device, anche se in questo caso i temi che affrontavamo non erano necessariamente dei device o degli oggetti fisici o delle cose materiali, in alcuni casi lo sono stati, e il tempo si è svolto più o meno durante tre mesi, tra aprile e luglio, maggio, giugno, luglio, con il lancio alla Stecca, in zona isola. Abbiamo voluto anche lavorare un po' su un quartiere che ci sembrava potenzialmente ricettivo rispetto a questo tema e a questo processo di co-design. E quindi abbiamo lavorato su questi tre temi, arrivando nel caso della chiamata a esplorare quali potessero essere gli elementi migliorativi del momento dell'ingresso, quindi del superamento di una barriera tramite rampa mobile, e abbiamo fatto in questo caso sì un device, che è un oggetto un po' intelligente, IoT, che può essere utilizzato
come una specie di campanello un po' 2.0, un po' innovativo, che dà anche delle notifiche sul cellulare, che può essere attivato anche non spingendo il bottone, ma magari dicendo un comando vocale attraverso un'app sul telefonino. E più o meno lo potete vedere anche sul banchetto qua fuori. E poi ci siamo concentrati su un prototipo che era totalmente immateriale e andava nella direzione di, diciamo, entrare bene nei meccanismi della burocrazia anche. E allo stesso modo di quando prendiamo un oggetto, lo apriamo per capire come funziona dentro, abbiamo fatto anche così con l'ufficio di occupazione del suolo pubblico. Siamo andati fisicamente, abbiamo guardato i faldoni, abbiamo letto la procedura, ci siamo studiati il regolamento edilizio del Comune di Milano e abbiamo fatto, diciamo, tipo in modalità hacking anche questo pezzo di lavoro. E da qua ne sono uscito una serie di considerazioni accompagnate ovviamente al percorso di ricerca, di user research che abbiamo fatto con i commercianti in particolare, ma anche con chi questa rampa la deve usare, ovvero ci deve passare sopra. E ne è uscita, diciamo, una procedura burocratica, diciamo, un prototipo della procedura burocratica iper semplificata che potrebbe, diciamo, agevolare questa cosa. Tutto quanto lo potete vedere, alcune delle cose, molta della documentazione lo potete vedere visitando questo link, rampette.pencare.cc. Ci sono raccontate più o meno le cose che sono successe durante il percorso e sono documentati, diciamo, i deliverable, ovvero gli oggetti, i prototipi che abbiamo fatto. Dove siamo adesso come operante, lo dico io? Siamo in un momento, diciamo, cruciale e molto interessante, perché abbiamo lavorato su delle cose molto particolari che però hanno messo in campo tante energie, tante conoscenze che arrivavano da differenti campi, e insieme a Lisa stiamo producendo le informazioni che serviranno, speriamo, all'ufficio competente per ridisegnare completamente l'attuazione di questa policy. In questo senso credo che sia un elemento interessante che fa vedere, dal mio punto di vista, da maker e da makerspace we make, come in qualche modo alcune metodologie, alcuni strumenti e alcune trucchetti che usiamo per sviluppare dei prodotti o dei prototipi possano essere applicati in maniera interessante anche a delle cose che non sono dei prodotti ma sono altro, e che possono sfruttare diciamo, le dinamiche di innovazione in questo modo. Grazie. Su questo è interessante perché negli appunti che mi ero preso avevo messo come parole chiave hacking e open design del materiale e dell'immateriale. Credo che questo sia decisamente il punto. C'ho un po' di domande che però mi tengo per il secondo giro. Adesso Cristina Dornini, Together to Go. Grazie per l'invito. Allora, io vi parlo di questo progetto che è nato circa 4 anni fa ed è stato l'incontro tra due realtà molto diverse. Cioè, la nostra fondazione, noi siamo una fondazione TOG che cura 110 bambini con patologie neurologiche molto complesse, sono bambini con una situazione sia motoria che cognitiva abbastanza grave, e l'incontro è avvenuto appunto con un Fab Lab. È avvenuto un po' per caso, adesso vi racconto velocemente come è avvenuto l'incontro, perché vi spiego un po' qual è la realtà, nel senso che noi come fondazione è da anni che costruivamo dei seggiolini in gesso molto particolari, molto complessi da fare per i bambini, complessi nel senso che c'era una grande esperienza per costruirli, li costruivamo in gesso. Perché li facevamo in gesso? Perché i bambini devono utilizzare questi seggiolini, sono fatti proprio su misura, vengono cambiati spesso, sono fatti per aiutare i bambini a stare seduti meglio, a controllare problemi che possono avvenire in queste patologie, tipo la lussazione ed anche altri problemi.
sono un po' preventivi perché appunto non si stavano altre complicanze su una patologia già complessa, però noi li costruivamo in gesso e poi li, perché ogni sei mesi, crescendo i bambini, andavano rifatti. E quando abbiamo visto le stampanti tridimensionali in una fiera ci sono piaciute molto, ci è venuta l'idea di comprarle per poter poi trasformare questi seggiolini che noi facciamo sempre in gesso ma in un materiale più leggero, più colorato. Abbiamo comprato le stampanti perché abbiamo vinto un bando e quando ci siamo entrati con le stampanti, che ci avevano detto tutti molto facile da usare facendo i terapisti, fatto tipo di mestiere, chiaramente ci siamo trovati davanti a grandi difficoltà, proprio la difficoltà di utilizzare e continuare. Per fortuna, un po' casualmente, abbiamo conosciuto il Fab Lab Open Dot e loro ci hanno aiutato proprio in questo processo. Hanno costruito per noi un software semplice per poter, dopo lo scan, sistemare la visione del seggiolino per stamparlo, per farlo anche in tempi brevi, perché noi lavorando con i bambini non potevamo passare ore tra il computer e la stampante, e con loro è partito questo progetto. Da lì abbiamo costruito molte altre cose, e io vi ho portato un piccolo video molto veloce così potete vedere l'immagine delle cose che abbiamo costruito con loro, perché è stata un'esperienza molto bella, perché è vero che ci sono le officine ortopediche, ci sono moltissimi ausili, però lavorando con bambini abbastanza complessi, tutte le volte che bisogna costruire per loro qualche cosa c'è sempre quella cosa che manca nell'ausilio che viene venduto all'officina ortopedica, e quando si fanno tanti aggiustamenti sugli ausili alla fine si arriva a avere anche delle cose non belle, non comode per loro. Il fatto di poter costruire, aiutati dal Fab Lab, degli oggetti su misura pensati per loro ci ha permesso anche di costruire delle cose belle. Ecco, sul fatto della bellezza la nostra fondazione porta sempre avanti un po' questo discorso, perché costruire le cose belle per i bambini vuol dire aiutarli a socializzare quando si trovano all'asilo, a scuola. Se hanno delle cose belle, gli altri bambini sono incuriositi da queste cose, dalle loro sedute. Adesso vedete, si vede poi nel video quella che noi chiamiamo la macchinina, che è una seduta che utilizziamo a volte negli ausili, negli asili con i bambini. Questa macchinina è molto bella e mi raccontavano le maestre che molte volte gli altri bambini, appena viene tolto il bambino con la disabilità, cercano di entrare loro, di giocarci, e questo comunque aiuta tantissimo i bambini nell'integrazione. Vi lascio vedere il video. Prima avete visto nel filmato, c'è stata anche la collaborazione con l'università, con la NAVA,
E sono tutti degli studenti da noi, hanno incontrato alcune volte le famiglie e insieme alla famiglia hanno progettato, ecco, sono stati degli ausili, sono stati momenti molto belli questi, penso anche per le famiglie. E questa cosa ha, anche perché gli studenti avevano molta voglia di, appunto, di creare, avevano capito benissimo il discorso della bellezza, hanno accolto molto anche le richieste della famiglia. E posso dire che questa cosa ha aiutato anche le nostre famiglie, no? Perché è facile dire parte un progetto perché la famiglia dà un suggerimento. All'inizio non è facile per i genitori perché sono in una situazione abbastanza complessa. Gli è capitato nella loro vita un evento che è importante, che li ha completamente destabilizzati rispetto a come vivevano prima. E il fatto di aspettarsi da loro delle richieste è un po' difficile. Il fatto invece di aver visto che noi ci siamo attivati, l'impegno degli studenti, di altre persone che venivano dall'esterno, è come se abbia sviluppato in loro anche poi la voglia di creare. Adesso, dopo un po', sono stati loro che incominciano a fare richieste di cose di cui hanno bisogno, che collaborano con noi, e per questo è stato anche un aspetto, secondo me, molto importante, molto di importante sostegno alle famiglie. Grazie. Il video ci ha fatto risparmiare anche 2 minuti sulla tabella di marcia complessiva. Dunque, anche in questo caso credo ci siano diversi punti interessanti che però continuo a tenermi per il secondo giro di domande dal punto di vista dell'interazione tra soggetti completamente diversi. Passo con la raccomandazione di alzare un po' la voce, perché ci dicono che in fondo si sente poco. Io di solito ho il vocione, quindi non uso nemmeno il microfono, ma meglio così. Gihan McLeod di Galgael, spero la pronuncia sia giusta, che in realtà è un progetto ventennale, quindi quando stavo facendo un po' il punto sulla durata nel tempo di questi progetti, qua decisamente si risale un bel po' indietro. Prego. Thank you very much. Thank you very much for the invitation to come and join you in Milan. It's been really interesting to listen to everybody's presentations. I've learned a lot. I think we're coming from a slightly different perspective because we don't do a lot in the digital, but I think we are seeing the outcomes of innovating around involving people in care and rethinking our systems of care. I was given an opportunity to reflect on that even more through an Open Care Fellowship, through Edge Riders and Shimpos. So I first talk a little bit about Galgael to give people a bit of a background. We're a working community based in Scotland. A lot of our work is very visual, so hopefully the slides will do a good job of giving you an idea of our work. Specifically, we're based in Glasgow, in an area called Govan, which is known for its shipbuilding industry, but with the dying of the shipbuilding as an industry, it's now more well known for high morbidity. There are high instances of alcohol-related death, high instances of mental ill health, and poverty and income deprivation. And so within that area, Galgael offers a workshop space where people come together around skills, around meaningful projects to work on, and coming very much from the perspective of people are not service users. We avoid being issue-based, so we are not an addiction project, we're not a mental health project, because for us, the identity that kind of comes with that is a really important part of people's process in co-creating a future story beyond that. So we involve people in traditional craft and making, not so much digital fabrication, but I think we can very much see the importance of involving people directly in productive processes, whether that's digital, and I think that makes it even easier for people to get engaged in the process, or whether that's in a traditional craft setting.
And that involves for us boat building and rowing. And craft and making within our workshop is really important. I think the craft gestures themselves, whether you're chiseling or sawing or carving, are really good for our neural pathways, as neuroscience tells us, and where there's been an issue of addiction or depression, those kind of that kind of work is really doubly important. But for us in the workshop, it also defines relationships, so it removes from people from coming because they need our services, and it creates a context where people find meaning, and I think that that's something we see fundamentally missing from a lot of people's experience of life. They're feeling a kind of profound loss of meaning, and I think it defines people in active rather than passive roles, and really generates a sense of agency. There's this quote from Grayson Perry: craft is a physical manifestation of I can change the world. And I think, you know, many of the stories we've heard yesterday and today really speak to empowering patients and people who are traditionally receivers of care in more active roles. I think that's really vitally important. For us, sense of agency also is reinforced by rowing on a boat that you may have helped to build or repair on a river that otherwise passed you by. In Scotland, water sports are not things that are generally accessible to people from the area that we work with, but it's really important in terms of giving people a context of what's possible. Co-design in our organization happens through our, in other ways, but through our form of governance. We use sociocracy as a form of governance that involves all stakeholders. And I think how we explore our power relations in our organizations is really important part of the process of rethinking systems of care. Care shows up in our organization not as a product or service we deliver. Some of our participants have said, don't try and fix me, I don't want fixed, the work is a therapy, just let me get on with carving or making. And I think that's really important that we understand that we create a therapeutic environment rather than deliver therapy. And I think it's also really important that we see ourselves as playing a role of kind of creating a context for solidarity, because I think the best care that happens within our organization is the care that happens between each other. And I think, again, that's about empowering people to play different roles. So, just to sum up, for me, I think people as producers, I think Loretta touched on how we need to move away from roles as consumers, and I think particularly we see the damaging effects that has on the people that we work with in the governing Glasgow area, where limited income means that they're limited in their ability to consume, to acquire status, and then their ability to generate a sense of meaning and purpose is impacted by their role of consuming public services. So people being involved as producers of their own needs, I think, is really important, that people are given greater agency in their own care. Something that's been meaningful to us in understanding rethinking systems of care is Antonovsky's work on salutogenesis, which is an awful word in English. Maybe it's a better word in Italian. Essentially, it's a study of health as opposed to the study of disease. And what his studies showed is that a really important factor of health is that people have a sense of coherence and control. And I think when people are involved in production processes, that sense of control is something that comes through that process. So I think I just wanted to say that aside from whether people are producing things that meet care needs, there's something about the role of producing in a general sense that has a relationship to
our sense of coherence and therefore our ability to achieve health. And then finally, just I think the word innovation, there was some mention yesterday, was social useful, was digital useful. Innovation is not a word that I generally respond to, partly because I think it just can tend to get overused. And I think it's very easy to think of innovation in relation to technological solutions, and I just wanted to really kind of bring into the conversation that I think it's really important that we continue to be innovative in how we frame the problems that we're responding to. The fact that it's a welfare crisis that we're responding to raises some interesting questions around how we understand that, how we continue to be innovative in our worldviews, how we understand the world we're operating in our roles, in our organizational models, in our governance structures, how power plays out in our organizations, our approaches, and the cultures we create. And finally, the importance of innovating from an approach of a holistic sense of care is not something that starts and ends in certain contexts. Care is something that we need in all spheres of our lives. So how can we think about organizations and different sectors of society in ways that brings a more kind of approaches and mechanisms of increasing care in all aspects of our society. I think that's me, so I'll pass back. Grazie, thank you. Due punti molto 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 veloci, devo dire, ho apprezzato particolarmente quest'ultima punto su l'overuse, l'ha chiamata lei, quindi il sovrautilizzo del termine innovazione, cosa di cui siamo, credo, qua dentro in questa sala praticamente tutti responsabili a vari livelli, ma in effetti, tornando indietro, c'è un altro elemento molto interessante che è stato evidenziato e che credo in realtà si legga in tutti i progetti, questa è una cosa particolarmente interessante. Lei ha definito il loro progetto come context for meaning, quindi un contesto per il significato, per sviluppare elementi di significato, e di fatto in qualche modo, forse in italiano potrebbe essere più sensato chiamarlo senso, un contesto per lo sviluppo di senso, di fatto, diciamo, al di là delle scelte tecnologiche, di design, di micro pratiche tecnologiche che si utilizzano in ognuno di questi progetti, di fatto l'elemento chiave è una reinvenzione del senso in un modo, diciamo, aggiornato per sistemi di una complessità senza precedenti rispetto a quelli in cui in qualche modo siamo nati e siamo cresciuti. Su questo poi appunto vorrei tornare sopra dopo. Chiedo, passo la parola a questo punto a Carlos Arturo Torres di AICO. Prego. Prego. Thank you so much for the invitation. Yes, I think I need this. They recommend to speak loud. All right. Loud enough. So I'm Carlos. Thank you so much for the invitation, especially to Matteo. And because this is a great opportunity to see what you guys are doing, get inspired, and also encourage about keep doing amazing things for people. That's actually everything's all my work is about. And today I want to share with you a little work that I've been doing for about 3 years. It is called ECO, and it's a creative prosthesis system. It started as my master's degree project. And in that moment, I was thinking about something that could really inspire me to do things different. I'm being really fascinated about, first, I'm an industrial designer. I'm not an engineer. I have huge admiration for engineers. But I've been always fascinated about like mechanical stuff and so on. So I tried to go like crazy and just explore the prosthesis field. And in that time, I was working with Lego, especially in their research division called Future Lab back then.
this is a crazy place. It's a double security layer place. Lego employees are not allowed to be there because it's just for research. And it was crazy cool to see how the co-creation process happens within Lego as well. So whenever a designer comes with a new idea, we come to houses and we play with the family and we start iterating on the go and we come up with new ideas. And it was so inspiring to see how Lego, this toy is crazy social. This immediately landed with my interest about like engineering and prosthesis. And I thought, what would happen if we could integrate this collaborative, integrating social system into prosthesis? What would happen if kids could build their own prosthesis? This was very, very ambitious. So I asked for collaboration to Lego, asking them if I could work on this project, they could sponsor economically and logistically, and I could go to Colombia because I'm from Colombia. I really love my country. And also I knew that if I wanted to research with real patients and family, language is such an important thing when you're communicating with kids. So I go to this foundation, which is CIREC Foundation, and I try to get a better sense on what, yes, it's running. Does this have sound? Yes, a little bit, good. So I go to CIREC to try to find out a little bit about the process, especially what a prosthesis is, because I had no idea what a prosthetic was. So in this case, I go to their workshop and I try to learn a little bit about all of the different elements that a prosthesis has. It's crazy complex. I was overwhelmed, but all of the different parts, like all of the different mechanisms, but mostly the holistic system that a prosthesis has. A prosthesis is just the end point of a rehabilitation process. And when you think about rehabilitation is about giving the people the tools that would help them for life. It's not about giving them an introduction to a prosthesis. So in this case, I was very lucky to be approached, to be close to a family and a little guy called Darío, and to learn about his dynamics, to learn about how he behaved on a daily basis, on his school, at home, with his family, with his friends, and to notice like things that probably could inspire me on how to actually build these prosthesis, because the only thing I knew is like, okay, I want to build a prosthesis for kids, but how does this work? How can I find something that they can build by themselves? And also I was trying to validate the need for prosthesis on kids. So then I also had the opportunity to have contact to another patient. This was Angie. And when you're doing design research, it's really important to have extreme scenarios. You have one where it's the ideal situation, in this case was Darío, but in the other hand, I had Angie, who was in the way more far complexity. She had a way more notorious congenitus condition. And obviously she was crazy. I mean, she was amazingly good for adding to the project, because with her, I could actually evidence, thank you. With her, I could actually evidence what the real situation for kids were. And this was very important to actually evidence like my assumptions around prosthesis and kids. So one of my assumptions was the next one is, prostheses right now are basically like shrinked versions of prostheses for grown-ups. They are just like a miniatures and they're given to kids and we'll figure out how it works. But actually kids have way more needs than a grown-up. They actually need to grow up in their mental health. They need to grow up in their social skills. And this is really important. So when I was having contact with these kids, one of my biggest insights was this. Kids were really open to the idea of having a play experience with the prosthesis, but they were really worried about the functionality of them in the traditional way. So in that case, let me explain you a little bit what I tried to do. This is a regular prosthesis. Basically, they have different modules. This is the classic way it's built, but once you put these modules together, they're binded forever. It's like they don't fall apart. And it
it becomes a little complex to put together. So in this case, what I did was trying to build modules to split the prostheses as they were and to try to explain these to kids. So the biggest challenge probably was how to explain to a kid how to build a module or how to build a prosthesis when I don't even knew how to build a prosthesis, right? So I took Lego as example. Let's say that you have different pieces of Lego. So when you put them together, you have a building, right? All the Lego sets you have, you just put a building. But let's say we're talking to a kid and say, what if you have two of these buildings? You can create them by yourself, and when you put them together, voila, that's a module, right? Sounds simple, right? But at least we can all understand that. So this was my way of communicating, this was my way of understanding how could I best build something and build a prosthesis that could be, on one way, very functional in the traditional terms, but on the other way, flexible enough for the kids to build whatever they wanted. And this was kind of their result. ECO is basically a prosthetic system. It's a four-module-based system. One of them, one of the modules, is basically the socket, the one that communicates with the kid's arm. And then this socket is connected to this charging station. This charging station is really important because kids don't have a place where to put their prosthesis. This gives them a power of ownership around the prosthesis and responsibility. Also, another module that I called muscle, that is basically the one that allows all the interactions with all the other pieces, which in this case would be a hand. The idea of this hand, it looks like a weird hand, but that's precisely the idea. It was challenging the idea of a traditional hand to the kids so they could get inspired and challenge the idea of hands and probably build their own hands. So if you notice, all of these different parts were connected in this way. You just put together something and you twist it. This gesture was so hard to find because I needed to find a gesture that was easy enough for kids to understand what a module is and how to connect them and how to make it work. So once I did this, I decided to make a full prototype of it. And I needed to test how the social integration with the Lego parts was going to work, right? So far we've seen the design of the full prosthesis, but how the integration with the Lego pieces work. So I designed two Lego sets. I used a little bit of my experience as a Lego designer, and I did one set, which was a spaceship, because I really like spaceships. Secondly, because I was looking for a Lego set that was really easy to build and was within a story, let's say a spaceman or things like that. And I wanted to see the interaction of normal kids with the kids using the prosthetic, right? And the other one that I designed was a backhoe. It is this kind of crane thing, heavy machine, really difficult to build. And what I wanted to try in this case was how much patience the kid would have to build these prostheses, and also to see if grown-ups or the people around would jump in and help the kid or not. So once I did this, I embarked myself to Colombia. I 3D printed like everything I could with me. I brought everything I had, and then once I was in Colombia, I started prototyping what this socket would look like. Everything was more or less on the go, more or less, like for instance, we made different iterations on to figure out how to best make it work. And once we had an idea of what this would look like, a prototype, I was presenting this to Darío. So in this moment, this was the biggest test, I would say, the hardest test, because I was introducing him the system. I wanted to know if he would understand what a system is, what a modular prosthesis is, and I wanted to know if he would understand how the prosthesis work. So I introduced to him some of the Lego pieces, and with these Lego pieces, we could start exploring how these would be integrated. It's kind of a way of teaching him how the prosthesis works.
So once we started doing this, it was like very simple things. Just let's put one piece here, this just spins, okay? And then we started escalating, and then he started adding parts, and then we find a chord, and then we started like doing crazy stuff. And once he felt comfortable with the experience, I introduced this crazy machine that I designed. So once I started doing this, it was so interesting to see that it was working. Dario was so patient to go through 76 pages of instructions. And he also was helped by his mom, his little sister, and also actually the director of CIREC, which is the institution for rehabilitation that was just passing by. And once we finished building this prosthesis or this machine, there was a moment of realization for everyone. Everyone felt that they made a huge contribution. Everyone felt so good that this was actually working. And Dario felt, for the first time, I would say, empowered. It was very surprising, and it was very encouraging. So the day after, we went with Dario and his friend, which is a normal kid. And in this case, you remember the spaceship. The idea was introducing to them the spaceship because I really wanted to know what his friend thought about Dario. So in my protocol, the first question was to his friend, like, what do you think about Dario? He said, like, well, I feel a little pity for him because he can really do a lot of things. So after that, we introduced the prosthesis, and Dario was actually the one who was teaching the other kid how to use it. He was telling him, like, then you put this, and then you twist it, and then we build this spaceship, and then you put it here, and then you twist it. And I was blown away because I didn't have to remind him how to use it. So once he started using this, I got encouraged, and I said, okay, I'm going to show you how far we could actually go. So if you think about Lego, you could create anything you want. And in this case, I was showing him this example of actually, these are building instructions for a hand, and that you can actually hack with some of the Lego pieces that I designed. And it was interesting to see that. So in that moment, I felt like even happier, and I thought, okay, let's go for it. This is the most crazy part. And I said, let's test this to the extreme, which is just giving them Lego pieces and see what they build. So in this case, it was very interesting. Dario started building like a crazy antenna. His friend started building like a laser something, and he got really jealous. So he was building in one corner of the room. But as soon as he finished, he came to us, and he showed us, like, look, this is what I made. Then I asked him, like, do you want to put that in Dario's arm? He's like, oh, yeah, sure. So he put it there, and then they started playing together. They completely forgot about, like, Dario had this, I had the other thing. It was a very amazing moment. And something that I learned about this project is that it basically enables kids to discover their strengths, their inner strengths, their social strengths. But mostly, it enables other people around, like the normal people, like all of us, just to come to their experience and understand what disability means and what it doesn't mean. So one of the really cool things about open design and when you involve people around things is that if you want to go farther, it's very good if you can even go farther if you go with people. Yeah, that's more or less about the project. It's more complex than that. Thank you. Grazie. Direi che anche qui possiamo andare molto, molto, molto nel dettaglio su diverse parti del progetto. Direi che forse chiudiamo intanto questo primo giro con Antonella Bertolotti e poi andiamo avanti. Buon pomeriggio, sono Antonella Bertolotti di Fondazione Filarete. Ringrazio chiaramente Comune di Milano e WeMake di avermi invitato a questo convegno molto interessante.
e a cui devo portare la mia testimonianza attuazione di un progetto che Fondazione Cariplo ha inizialmente avviato al suo interno come progetto in-house, finanziandolo fin appunto dallo stadio di design del progetto stesso. Il progetto è denominato CREW, Co-Design for Rehabilitation and Wellbeing, e nasce sotto un PDA, un piano di azione della Fondazione, dedicato al benessere delle persone. Il programma che è stato sviluppato all'interno di questo piano d'azione è un programma dedicato alla riabilitazione, e infatti si chiama Distretto della Riabilitazione. Ha finanziato due progetti di alta tecnologia con il metodo classico top-down, in cui una volta selezionati dei progetti che sono giunti in fondazione, sono stati poi appunto selezionati due e finanziati in maniera classica, quindi ricercatori che vanno avanti con le loro attività di una tecnologia appunto che potremmo definire high technology o comunque borderline. Quello che invece è stato interessante era che nel frattempo l'area ricerca di Fondazione Cariplo stava partecipando a un progetto della Commissione Europea denominato RRI Tools, in cui la ricerca e innovazione responsabile doveva attuare con degli strumenti proprio diciamo pratici e attuativi il paradigma della ricerca e innovazione responsabile. E allora ci si è chiesti perché non provare proprio con le tecnologie che comunque dovevano andare ad aiutare persone che con disabilità. Sappiamo, e mi sono imbattuta fin dall'inizio del progetto, che in Italia abbiamo il cosiddetto nomenclatore che definisce quali sono le tecnologie a cui possono accedere le persone con disabilità e che il cui costo viene riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale. Sono tecnologie che sono vecchie di almeno 20 anni, perché è un elenco stilato 15 anni fa che è stato stilato sulle tecnologie di allora che già erano vecchie allora. Purtroppo, quindi, per intenderci, una persona con un'amputazione al piede oggi ha diritto, attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, a un piede di legno. Non ha diritto nemmeno a quei piedi di minima tecnologia oramai, di tipo laminare, e che quindi, per intenderci, Pistorius o comunque chi la Versace se lo devono comprare, dovessero abitare in Italia. E quindi sono tecnologie pur disponibili, ma che sono lontane in realtà dalle persone con disabilità. Però ci si rende anche conto che le persone con disabilità e il contesto in cui vivono non sempre permettono delle spese così elevate per poter accedere a una tecnologia così elevata. Allora, l'idea è stata proprio quella di partire dal basso, partire dal bisogno delle persone con disabilità, applicando appunto, come dicevo, un modello di ricerca e innovazione responsabile, individuando quindi, secondo il paradigma appunto, i principi di questo paradigma, cinque gruppi di interesse che potessero essere coinvolti, che sono gli stakeholder classici del design, potessero essere coinvolti nella definizione di tecnologie per le persone con disabilità. I cinque gruppi che sono stati coinvolti sono quelli che appunto venivano definiti dall'RRI e sono quelli del mondo accademico, dell'industria o delle imprese, dell'educazione, della società civile e i policy maker. Cosa voleva dire applicandolo, attuandolo a questo punto? Voleva dire andare a cercare ricercatori e clinici che comunque lavorassero con persone con disabilità, industrie o start-up, fab lab, comunque chi aveva volontà di portare al mercato tecnologie che potessero arrivare al mercato comunque con dei costi contenuti e che potessero avere una diffusione larga,
educatori e diciamo formazione formale e informale. Pensiamo che l'utilizzo di una tecnologia necessita comunque di chi media, e l'abbiamo comunque visto, i terapisti sono chi media tra chi deve utilizzare la tecnologia e la tecnologia stessa, devono insegnare a utilizzarla, dobbiamo imparare nuovi gesti fondamentalmente con la tecnologia e quindi dovevamo comunque coinvolgere. Abbiamo coinvolto la società civile, i pazienti direttamente o con le associazioni pazienti o i singoli pazienti se non l'avessimo trovato. E i policy maker, qui un pochettino hanno latitato. Abbiamo cercato di coinvolgere Regione Lombardia, abbiamo trovato chi si è occupato del nomenclatore e nello stilare del nuovo nomenclatore perché faceva parte dei tavoli nazionali. L'abbiamo portato, ma purtroppo sono personaggi che sono molto operativi e non sono in realtà i veri policy maker, cioè quelli che prendono le decisioni per noi. Sono stati dati 5 temi che ci sembravano interessanti per poter portare avanti il lavoro. Sono stati quelli delle patologie neuromotorie nei bambini in età pediatrica, quindi l'inclusione scolastica per ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico, lo sport e la disabilità, un argomento molto ampio senza dare né indicazioni di quale tipo di disabilità, né cercando di spingere lo sport verso la parte agonistica, quella più diciamo da spettacolo tra virgolette, ma invece quella più dedicata al leisure, al piacere di fare sport, di stare insieme, di avere un momento di socializzazione. E poi ci siamo dedicati a due aree del Design for All, una dedicata alle persone che volevano avviare una propria autonomia, cioè a seguito della disabilità che poteva essere acquisita dopo un infortunio oppure determinata da patologie comunque già presenti nella persona, però volesse in qualche modo affrancarsi dal quotidiano iniziale e invece un design for all che potesse accompagnare le persone a mantenere l'autonomia nel momento in cui l'avanzare dell'età portava a un declinare delle proprie capacità. Ciascun laboratorio ha visto il raggruppamento da parte il raggruppamento dei persone che arrivavano dai 5 gruppi di interesse descritti prima e per ciascun gruppo di interesse avevamo circa 2 persone. Quindi questo ha portato un numero elevato di persone a parlare. Abbiamo dovuto chiedere supporto fondamentale per la comunicazione interna ai gruppi di lavoro. È stato forte questo momento, sono stati individuati i bisogni, che cosa le tecnologie presenti sul mercato non potevano rispondere a quei bisogni, quindi gli unmet needs proprio delle tecnologie presenti e poi lo studio di una soluzione insieme. Ciascun gruppo di lavoro ha portato avanti 1 o 2 progetti e anche dopo un percorso di accelerazione fatto poi con Fondazione Filarete sono stati selezionati degli 8 progetti inizialmente presentati, 6 progetti e adesso stanno entrando nella fase di prototipazione. Cioè quindi si è passati da quello che è un iniziale bisogno alla definizione proprio della tecnologia e della soluzione tecnologica meglio che deve essere portata poi avanti. Abbiamo avuto appunto 6 concept, uno è una seduta per bambini con serie patologie neuromotorie, proprio perché l'interazione
con la persona, con le persone che affiancano il bambino nella vita normale, possano interagire con lui fin dai primi mesi di vita e non come spesso invece carrozzine piuttosto che altro portano questi bambini a delle altezze che non sono altezze di una visione del viso della mamma piuttosto che del viso del genitore. Quindi l'interazione con gli adulti è lasciata in disparte. Abbiamo dei giochi multimediali destinati a patologie neuromotorie invece di minore, diciamo di minore entità, e a bambini che possono utilizzarli anche con i propri coetanei. Un gioco multimediale per la scuola primaria per introdurre i bambini che abbiano problemi dello spettro autistico, device con una piattaforma per una modifica di questo strumento che è denominato Gripus, è uno strumento che serve per poter prendere degli oggetti quotidiani in maniera diciamo più sicura e tranquilla, e abbiamo poi una sedia con un assetto variabile, una sedia a rotelle con un assetto variabile che però possa essere utilizzata per appunto lo sport su terreni di diverso tipo, e questo assetto sia facilmente modificabile. Ultimo tra tutti che cito in questo momento è un device per il galleggiamento per gli sport acquatici, ma appunto in ambiente acquatico, e che appunto in questo momento stanno iniziando a prototipare. Al momento della fase di prototipazione e di gestione poi del concept e di passaggio del concept alle imprese che comunque sono state già coinvolte nella fase di progettazione, si occuperà poi Fondazione Filarete, proprio perché è una fondazione nata con lo scopo dalla parte dell'Università di Milano, con lo scopo di trasferire la conoscenza, il trasferimento tecnologico anche alle imprese. Vabbè, poi se mai racconterò più avanti che cos'è Fondazione Filarete. Grazie. Grazie. Allora, sono emerse, credo, tantissime cose, visto che abbiamo ancora una mezz'ora. Invece di entrare nel dettaglio dei singoli progetti, perché credo che praticamente per ogni singolo progetto avremo bisogno di tantissimo tempo, e in più avete diciamo l'opportunità di parlare anche direttamente con le persone qua attorno e vedere anche alcuni dei device nei tavoli dell'altra stanza e qua in giro, credo che forse vale la pena utilizzare questa mezz'ora per un giro molto veloce, però su un punto forse di trasformazione. Nel senso che abbiamo visto che sono progetti molto molto diversi tra di loro, nel senso che agiscono anche, sono a punti di maturazione diversa, alcuni sono ancora fortemente prototipali, altri invece sono sostanzialmente dei progetti che si sono articolati in periodi molto lunghi. Sono progetti che hanno chiaramente una componente tecnologica prevalentemente molto forte, anche se non è un elemento che riguarda tutti i progetti, perché stavamo parlando prima che iniziasse il tavolo, alcuni sono in qualche modo un po' 1.0, no? Ancora, nel senso che hanno un'idea del rapporto tra manifattura e lavoro attorno alle disabilità diciamo diversa, che diciamo è radicata in pratiche che arrivano anche da momenti di sviluppo tecnologico diversi, però proprio l'incrocio tra questi elementi materiali, che poi sono appunto le implementazioni tecnologiche in senso più stretto, e le implementazioni immateriali, cioè questa cosa di designing with people ad esempio, che è venuta fuori molto anche in riferimento a esperienze molto diverse tra loro, in realtà è proprio l'incrocio tra questi due elementi che si sviluppano poi tutti questi progetti, che hanno una caratteristica forse in qualche modo, quella di essere
a un certo livello dei progetti di micropolitica sostanzialmente e o di micropolitiche, credo che tutte le due declinazioni, quindi di policy e politics, no? Per, che in italiano possiamo provare a tradurre così, in realtà rientrino dentro quello che stiamo vedendo, perché di fatto a un qualche livello tutti questi progetti attraversano un momento di stakeholder management complesso. Nel senso, io ho provato a fare, prima di venire qua, una mappa, giusto per un'idea, di tutti gli stakeholder coinvolti, cioè diciamo qui vediamo, siamo in sei, ok, a parte me, ci sono sei persone, gli stakeholder di questi progetti sono molte decine, molte molte decine, e forse questa è la cosa, uno degli elementi più interessanti da una parte, che porta dietro anche diciamo quell'elemento di hackabilità, no? Hackerabilità, chiamatelo come preferite, quindi in qualche modo la capacità e la pratica di entrare nelle pratiche che sono anche pratiche burocratiche, come abbiamo visto, sono pratiche di prassi e procedure che vanno riviste, sono prassi di intervento in un policy making che poi è sempre difficile da identificare diciamo su chi è il policy maker teorico, quello reale, quello teoricamente deputato e poi quello che invece fa succedere le cose, che però in qualche modo disegnano una mappa della complessità di tutti i mondi appunto che in qualche modo sono attraversati nelle cose che vediamo oggi, e che però sono mondi, hanno questa forse caratteristica principale anche comune, sono mondi sì estremamente complessi ma anche mondi in profondissima trasformazione, una trasformazione secondo me la cui accelerazione, la cui velocità appunto di crociera sta aumentando nel tempo, nel senso che una serie di processi che 10 anni fa avrebbero preso un certo tempo, oggi in qualche modo stanno diventando, almeno da diversi punti di vista, più veloci. E proprio su questo appunto che vi volevo chiedere, perché ad esempio questo magari in qualche modo la passione nerd vi chiederebbe di fare delle mappe degli stakeholder, che però ci porterebbero via tutta la giornata, e vedo no, in mezzo al pubblico, ma c'è un elemento forse, si tratta prevalentemente di progetti fortemente puntuali, locali, eppure ognuno di questi progetti è in un percorso di trasformazione. Come vedete le implementazioni possibili dal punto di vista di una possibile ipotetica o magari infausta dal vostro punto di vista replicabilità e o scalabilità, che non necessariamente sono la stessa cosa, anzi spesso sono due prassi in contraddizione, quindi sto chiedendo se vi immaginate che il vostro progetto nel futuro, nell'immediato futuro, nel vostro sviluppo strategico sia qualcosa che immaginate crescere con questa struttura, però moltiplicando il numero di utenti o di soggetti coinvolti, oppure se immaginate questi progetti come qualcosa che necessariamente, intimamente, inerentemente, sei italiano, credo di sì, site specifics, che immaginate però di poter, no infatti, se immaginate di poterlo replicare così com'è in contesti molto diversi tra loro. Rifarei il giro di prima, chi vuole, prego. Sì. Sì. Ma allora io quello che posso dire è che cosa ho capito mentre noi facevamo questo percorso, che vale per l'accessibilità in maniera secondo me esponenziale, ma in realtà vale per tutti i processi che incontra oggi la pubblica amministrazione. Cioè noi avevamo un bisogno di una fascia di popolazione che sembra piccola, in realtà è molto ampia, però la percezione è che è una fascia piccola, che è un bisogno che riguarda una piccola un piccolo gruppo diverso, che, a cui l'amministrazione ha cercato di dare una risposta con una norma. In questo incastro in cui la norma non veniva adempiuta, che cosa si genera? Ed è il meccanismo tipico che si genera in tutti i processi amministrativi, secondo me oggi, che incontrano delle complessità. Il portatore di bisogno vive la frustrazione di avere un principio scritto nella legge che non trova applicazione, che è quasi peggio che non averlo scritto. Quindi sente che c'è un suo diritto che viene violato, e purtroppo la deriva rispetto a questo è disinteressarsi completamente della complessità applicativa e avere un'attitudine rivendicativa.
Poi avevamo la parte che doveva adempiere l'obbligo, cioè il commerciante, che ignora completamente la motivazione di quella norma, la motivazione profonda di quella norma, cioè la risposta a un bisogno, non un capriccio dell'amministrazione che vive il senso di oppressione di una burocrazia che ogni mattina si sveglia e decide che deve fare qualcosa di nuovo. E io vi faccio un esempio, noi quando abbiamo fatto con l'assessore Tajani una riunione con le categorie, cioè, la rappresentante della categoria dei lavanderie, cioè le lavanderie, ha detto vabbè, ma a me mi entrano al massimo due persone all'anno con disabilità e voi mi imponete questa cosa, e tu le devi far capire che se lei ha il gradino ne entrano due, se non ha il gradino ne entrano magari 100, e quindi che vivono proprio i lacci e lacciuoli famosi. E l'amministrazione, in cui purtroppo c'è un'attitudine da parte, diciamo, degli uffici a lavorare pensando che il primo obiettivo è scaricare la responsabilità, cioè mettere in piedi una procedura che fa sì che tu, nessuno verrà a dirti hai fatto un pasticcio. In questo cortocircuito, per cui alla fine il principio rimane lì ma non trova mai un punto di caduta, io ho visto che nel processo di co-design su una tematica immateriale tutti questi sentimenti oppositivi si sono sciolti, cioè il disabile portatore di bisogno che è arrivato al nostro tavolo arrabbiatissimo dicendo addirittura, insomma, dov'è il problema, cominciate a sanzionarli tutti, ha capito che la questione era un pochino più complessa e si è fatto carico per un pezzettino di capire come poteva fare lui stesso ad aiutarci a trovare una soluzione. Il commerciante ha visto in faccia la persona a cui stava negando la soddisfazione del bisogno, cioè ha capito che quella norma aveva dietro persone in carne ed ossa che come lui hanno il diritto di entrare in un negozio e comprare il pane, il vino e tutto quello che ognuno di noi ogni giorno vuole comprare. E devo dire che noi come amministrazione abbiamo dovuto fare uno sforzo di riavvolgimento del nastro, in cui abbiamo coinvolto anche gli uffici che quella procedura l'avevano ideata, dicendo ragazzi abbiamo sbagliato, cioè uno può anche dirlo, ero partita con le mie intenzioni ma ho fatto un pasticcio. E secondo me, come dire, questo abbassamento dell'aggressività reciproca, io penso che produrrà una cosa buona, sono convinta che porterà a un'applicazione più diffusa di questo principio, e in una società complessa come questa, così carica di aggressività, secondo me quella è la strada che una pubblica amministrazione matura deve seguire. Cioè, secondo me oggi non c'è alternativa, cioè l'alternativa è appunto lo scontro e ognuno va per la propria strada e non ci si ascolta più. Quindi secondo me in questo senso la copartecipazione e il co-design per la pubblica amministrazione devono diventare una prassi metodologica diffusissima se si vuole far funzionare le cose. Chiarissimo, anche perché da questo punto di vista il discorso è stato fatto molto negli ultimi anni, è che al di là, spesso quando si parla di esperimenti di prototipi di open design di diverso tipo, c'è l'elemento della, diciamo, il fatto che appunto essendo prototipi magari vengono implementati in numeri relativamente scarsi eccetera, ma c'è questo elemento di oggetti che diventano sostanzialmente dispositivi relazionali, questo elemento appunto dell'abbassamento del tasso di aggressività ad esempio nell'interfaccia di stakeholder completamente diversi che normalmente vivono delle pratiche oppositive, mi sembra estremamente interessante. Io continuerei con lo stesso giro di prima, grazie. Per quanto riguarda noi, questa esperienza è partita nella nostra fondazione. Adesso quello che sta succedendo e che può creare un po' problemi, ci siamo chieste queste cose, è che alcune famiglie anche di bambini non seguiti da noi, perché hanno visto questi oggetti, sono piaciuti, ci chiedono la possibilità di costruirli. Allora, per quanto riguarda noi, ci troviamo in un momento di difficoltà, perché sicuramente quello che si diceva prima, la figura del terapista come mediatore è importante, nel senso che, per fare un esempio, costruire la bicicletta che avete visto prima di Lorenzo, c'è stato proprio un lavoro
tra noi e la Fab Lab molto importante, nel senso che il terapista dava un po' le coordinate cinesiologiche di come poteva avvenire il movimento, perché avvenga la pedalata. Allora è difficile, è vero che vengono presentati, vengono chiesti, però è difficile passare a una famiglia se non ha dietro le spalle uno specialista che lo aiuta la costruzione di questo oggetto. Questo è un problema, nel senso che anche per quell'altro ausilio che i bambini utilizzano per disegnare è costruito un po' di misura, bisogna conoscere un po' il bambino, bisogna una serie di capacità che non possono essere passate così, ecco, non possiamo dire alla famiglia la bicicletta si costruisce così, fatela, perché ecco, è complesso. L'altro problema grosso è che si arriva al nomenclatore, come si diceva prima, nomenclatore all'interno del quale ci sono, come chiamo io ancora, dei dinosauri, cioè oggetti costosissimi che servono poco e che potrebbero essere superati, però c'è il nomenclatore. Se costruisci un oggetto nel Fab Lab non ha la certificazione, è difficile a volte introdurlo in situazioni sociali, perché quando si parla di certificazione in Italia ci si ferma tutti, perché ci si spaventa tutti, e questo è un altro grosso problema, che però a questo punto coinvolge poeticamente la regione, cioè un discorso molto ampio che andrebbe affrontato in non facile risoluzione, credo. Grazie, passiamo di qua. Infatti mi viene in mente proprio su quest'ultimo punto, che sono un po' di anni che in realtà, a proposito di questo, legato diciamo ai temi appunto più sull'accesso, ma in realtà anche altre cose che hanno a che fare con in generale con permessi, autorizzazioni eccetera, è un po' che inizia a girare, c'è una certa voglia per white book, diciamo, di soluzioni hackerate a questo tipo di problemi, nel senso che localmente iniziano a venire fuori molte risposte, e sempre più spesso ci capita di incontrare persone che possono essere designer, architetti, ingegneri, che iniziano a dire ok, qua ho trovato una soluzione, guarda tante volte che magari si può implementare anche a 500 metri di, chilometri di distanza. Questo è molto interessante. Prego, chiedo la stessa cosa, la domanda è passata, quindi scalability, okay, la scalabilità e riproducibilità della vostra esperienza in altri contesti, se è possibile oppure no, o se è qualcosa che è molto localmente basato. Thank you. I think scalability, replicability are possible. For us, I see an aspect of what we're doing as being prototyping, different ways of organizing society around ways in which people are more involved in directly producing for their own needs and the needs of their communities. So for me, that suggests there is an element of scalability. I think in talking about scalability, you enter the issue of sustainability. I think that for a lot of people, that's the primary issue. How do you sustain this work? I'm amazed at how many people here are doing a lot of this work in their own time, underfunded, under-resourced. And so for me, you start to hit up against the structural realities, the market realities, and for me that gets into a politics of time, and how do we create societies where we do more of these things that are called for, or the things that we're passionate about, whether or not there is a market demand, and how we make it sustainable in the current market realities. I think that you start to hit up against those kind of issues. So in terms of scalability, scalable in what structural context? Chiarissimo, era esattamente in realtà la cosa che sulla quale volevo andare a parare in qualche modo. Carlos. Thank you. I totally agree with this, and actually my experience have been exposed to many different stakeholders and collaborators in the project. To be honest, I mean, the development of the physical product that you saw, it took about 20 weeks with research and everything, but I've been working on this for almost 3 years. And this whole time has been more about figuring out what the business model of this idea is, the sustainability, scalability,
and understanding all of the political complex situations, not just in one country, but many others. And it feels that there's a huge opportunity in the different countries that have been in how politics are starting to play into these innovation fields. Like one great indication of this is places like this, like WeMake. Countries and governments are starting to create places where it allows people to come up with ideas, but I still feel there is a huge support needed, especially in this part, in the part where you need to understand how the world works, right? What you actually need in terms of laws, in terms of figuring out how a sustainable idea works in terms of money. Because believe it or not, if you go for a nonprofit, you still need a lot of money because still needs to still needs to be sustainable. Like even you win no money at all, you still need money because that's what it enables you to help more people. So I feel that the big challenge also in my own experience is trying to figure out creative ways on how to surpass these challenges. But it would be amazing, and that I think probably it will take some time, but I think governments are starting to realize this, and they're starting to create like some small cells of innovation help. For instance, it's something very similar to accelerators that are government funded, and they're supporting like small businesses in different countries. I've seen this happening in Colombia, I've seen this happening in Denmark, in Spain, in Sweden. And it's slowly going there. So for instance, yesterday when I was looking at the presentation around like the politics of the Comune de Milano, it was very interesting to see that they are very synchronized on the right direction. But I was wondering like, what is going to be like the next step for the Comune de Milano to support the people where they actually really need it? This is great. It's a very great first step. But it really needs an additional support in not just economics, but also on giving that step to put your idea into the real world. Sono io. Allora, l'esperienza finora maturata nel corso del progetto CREW mi porta a dire che c'è un grande effort in termini anche finanziari. C'è stata tanta assistenza tecnica nella prima fase, forte, perché comunque la selezione, c'è stata una piccola selezione di personaggi che dovevano entrare nel progetto, perché comunque la volontà di coprogettare non è presente in tutti, non c'è questo. Quindi la necessità di trovare le persone giuste con cui parlare. La necessità comunque, poiché le persone giuste non è detto che si conoscano tra di loro, di avere dei moderatori, dei facilitatori del dialogo. E anche questa è un'assistenza tecnica che è stata fornita dalla nostra fondazione. Successivamente le idee, i concept erano ottimi, tanto che anche l'advisory board non ha scelto, ha detto 8 belli progetti, fantastici, bene. Chi però può arrivare al mercato di questi? È stato fatto un percorso di accelerazione, altra assistenza tecnica. se vogliamo andare a vedere, il grado di successo è stato elevatissimo, 6 progetti su 8, vorrei ben vedere. Ma poi devono passare la fase di prototipazione e a questo punto è il vero, cioè le aziende che poi diciamo prenderanno in carico il progetto dovranno portare al mercato, cioè noi vogliamo arrivare comunque alle persone con disabilità, non vogliamo rimanere alti. Quando siamo andati a parlare per intenderci con progettisti del Politecnico ci hanno aperto gli armadi. Ok, fantastico, i prototipi erano tutti lì, però nessuno di questi era riuscito ad arrivare oltre l'armadio del Politecnico. Basta, questo... Che ci ricorda esattamente al tema della sostenibilità economica e dell'implementazione della scalabilità. Allora,
Visto che abbiamo 9 minuti e 30 secondi, chiedo se ci sono delle domande, ce n'è ovviamente una lì, vi chiedo di essere estremamente sintetici. Very short. Okay, I'll try to connect the phrase of Constantino, that the technology is out there, with the imagine of open care, that there's a network around a solution. My question is, how do you see the connection between the provider and the consumer? Because I think that is a very extremely important topic that hasn't been touched yet. Because how do you connect the patient with the provider without going through the social healthcare system, who is not interested in mediating from a maker to a patient? Okay, so we have two. So it would be nice to hear an answer from every project, but I don't think there's time. No, probably this is something for you, I think. Well, it seems actually it's very more related to open project to this, but I can say that in my experience, the way that we've been doing is we need to find these opportunities to keep the project going forward. So one of the things we do is, for instance, we try to get funding from non-traditional terms. It's like we even developed like this crazy advertising campaign that was supposed to create awareness around disability and sell this to a private company to support the project, so we could create awareness using these names, company or whatever it is, but things like that. But when it comes to healthcare system, it's way more complex. One of the things that I've been doing actually is trying to test this project first in Colombia, because there are different countries that haven't reached the moment of producing a medical grade product yet. So the regulations are slightly more flexible, and you're able, obviously, with a strong sense of ethics, to test things with people. So that can help sometimes. And once you have this evidence, which is really hard to get, you can use this evidence in other healthcare systems to start the regulation process. It's kind of a way of hacking healthcare providers and connecting with people right away. And also, one of the big contents of this project as well is education. So once, for instance, this project is in the context of the classroom, you are basically not selling a prosthesis, you're selling a science club. And that means that the main clients are not the healthcare system providers, but actually the education system. And you can jump or leap over like some of these very heavy regulatory systems. Grazie. Perché c'è un punto da questo, non so più che lingua usare, lo dico in italiano e poi lo traducono, c'è un punto da questo punto di vista che effettivamente se vediamo questi esperimenti, questi prototipi come dispositivi relazionali, come ha detto lui, non stai vendendo esclusivamente la tecnologia al mercato direttamente, stai anche vendendo dei sistemi di relazione che appunto se i tempi dei sistemi tecnici, dei dispositivi tecnici, soprattutto legati all'healthcare, possono essere particolarmente lunghi, in Italia chiaramente lo sappiamo, dall'altra parte invece c'è la possibilità in effetti di accelerare in modo impressionante dal punto di vista dei dispositivi relazionali. Ci sono altre domande? Sì? No? Siete stesi? Sì. Alberto Cottica? Sì. Io chiederei a tutti, o a qualcuno che ne ha voglia, insomma, di dire qualcosa sull'aspetto comunità, perché io vi sento parlare di cose che non ho visto in open care. Cioè in open care io non ho sentito tanto parlare di soluzioni proposte da comunità, ma che poi vanno fuori nel modo solito, prima tu chiedevi scalabilità, replicabilità, e Giant diceva cosa, scusa, in realtà qui quello che si vede è una cosa completamente diversa, uno che sono diversi prodotti, perché quasi tutte le esperienze di open care sono di prevenzione e non di cura, e gli economisti come Eric Lacoma che ha parlato oggi ti dicono che lì c'è il massimo dell'impatto, cioè il sistema, l'economia della cura è un'economia
che per motivi istituzionali fa poca riduzione dei costi e molta alleviazione della sofferenza. Benissimo, però notiamo che invece quando è la comunità stessa che deve pagare i suoi costi in termini di denaro, in termini di fatica, in termini di idee, si butta sullo yoga, si butta sulla corsa, si butta sull'alimentazione. Smettere di fumare è l'80% dell'impatto della medicina moderna. Girava questa roba qualche anno fa, probabilmente è un'esagerazione, però viene fuori questa roba qui. Per cui io vi invito a cercare di fare un po' come Open Care e di non essere come i pesci che non vedono l'acqua. E l'acqua in questo caso è l'idea che c'è il solution provider e il paziente, che sono due persone diverse. Quello lì è sempre il solution provider, quello lì è sempre il paziente. I meccanismi di intervento sono meccanismi di mercato o di state provision, magari con un po' insomma, sofisticata, moderna, con i corpi intermedi, tutto quello che ti pare a te. Non sono questi i risultati di Open Care. Sarebbe più interessante andare su questa roba invece molto radicale, molto strana, che dice non è vero niente, esempino piccolino, Night Scout, cioè il pancreas artificiale, quella roba lì è una roba che siccome la Food and Drug Administration non gliela farà mai passare, loro hanno detto benissimo, noi però non abbiamo la proibizione di diffondere i nostri schemi, i nostri schematics, lo facciamo appellandoci al secondo emendamento, free speech. Quindi noi risolviamo il problema saltando la regolamentazione, saltando il mercato, perché quello è solo free speech e tu non lo fai pagare. Però risolviamo il problema, il PIL cala, la replicabilità non si capisce dove sta, la scalabilità per definizione non c'è, se non quella informativa, e però il problema viene risolto e il loro slogan è We are not waiting, cioè questa è la lezione di Open Care, almeno per come l'ho interpretata io. Possiamo non essere d'accordo, però vorrei discutere di questo piuttosto che di, come dire, aggiustamenti e fine tuning di un modello insomma, tradizionale, basato su uno Stato sociale, un settore privato che fa la ricerca e sviluppo e ha gli ospedali e un terzo settore che conosce il mondo e che quindi è in grado di intervenire, ma comunque fa largamente parte dei solution provider, non di un soggetto che è sia quello che ha il problema che quello che lo risolve. Se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, in realtà per me replicabilità, ad esempio, secondo me l'esempio del pancreas è ottimo, come quello del DNA ricombinante degli ultimi sei mesi che sta girando molto in modalità DIY. Ultimamente c'è questo diciamo nuovo processo per tentativi di correzione del patrimonio genetico, intendevo esattamente questo, nel senso non necessariamente devono essere repliche dal punto di vista appunto di stessa istituzione che si replica, diciamo che filia nel tempo. Credo che abbiamo un ospite che deve partire adesso come prima cosa, quindi magari la salutiamo e poi continuiamo se abbiamo altri 5 minuti. Sì? Ok. So, thank you. C'è un aereo che aspetta, appunto, diceva, che non aspetta. Ma io volevo dire una cosa non tanto su quello che ho appena sentito, perché vabbè nel campo della disabilità non è che c'è molto da prevenire, nel senso che uno il problema ce l'ha e deve, rispetto a quello che si diceva prima dell'incontro tra diciamo il portatore di bisogno e il provider, un tema che noi come istituzioni ci dobbiamo porre, ma ve lo dovete porre anche voi diciamo innovatori, è che la persona disabile, soprattutto la persona disabile che non nasce oggi ma magari a qualche anno, è cresciuta convinta che alcuni dei suoi bisogni non potranno essere soddisfatti. Perché tu, quando nasci bambino disabile, nasci, cresci, sapendo che certe cose non le potrai fare. Oggi ci sono invece delle tecnologie che un pochino superano questo gap, non lo risolvono, ma possono consentirti di fare alcune cose che prima non pensavi di poter fare. Il problema è che la persona disabile non sa che esiste quella cosa lì e vive la sua vita pensando, vabbè, oh, quella lì è una cosa a cui ho rinunciato, cioè il destino mi ha indotto a rinunciare e non la potrò mai fare. Allora io penso che davvero un tema, prima ancora che dell'incontro per la soluzione, sia far capire al portatore di bisogno che oggi forse alcuni di quei bisogni possono essere
soddisfatti. Esperienze come quella che noi abbiamo fatto già aiutano questo incontro, però voi siete un mondo percepito come un mondo che molta gente non capisce neanche bene come funziona, e però avreste un ruolo fondamentale. A questo aggiungete che molti dei portatori di bisogno sono persone anziane, lì secondo me è veramente un punto centrale dello sviluppo che avranno, della diffusione più che dello sviluppo, della diffusione che possono avere queste soluzioni. Perché io sto scoprendo, grazie a quello che sto facendo in comune, che ci sono delle cose che manco sapevo esistesse, ci sono già. Allora, per rispondere tra l'altro alla domanda anche precedente, noi in realtà abbiamo cercato di traslare tecnologie già disponibili per anche patologie, diciamo, o disabilità delle persone. Allora, l'idea in questo caso, riallacciandomi a quello che ha detto adesso Lisa, era quella di superare quel gap, cioè se il Servizio Sanitario Nazionale non ti fornisce quella determinata tecnologia, tu non stai usando quella tecnologia unicamente per la disabilità, tu stai usando quella tecnologia perché è già disponibile. E quindi è qualche cosa, cioè superi il concetto di chi, chiaro che poi la certificazione nell'utilizzo sarà in qualche modo da ricercare. Però nel frattempo non è che io quella tecnologia la lascio da parte e aspetto che diventi vecchia, sia io che lei, ma in realtà la utilizzo, la utilizzerò magari non nel modo migliore, ma se non altro faccio quel passo avanti. Open Rampet ha il concetto, secondo me, di utilizzare una tecnologia che non risponde a tutti i certificati necessari, ma quantomeno risolve almeno temporaneamente il problema. Questo è posso dire una cosa? Costantino chiedeva una, hai detto un minuto e 30, facciamo tre, ok, facciamo il balletto, dai, 30 secondi. Io ne faccio una questione di impatto, nel senso che credo che gli approcci radicali siano quelli che in qualche modo possano, diciamo, dare delle linee di trend molto interessanti, ma sono dei moonshot in alcuni casi molto difficili e perigliosi nel loro andare in pratica. Credo che invece avere dei short, degli attori presenti ora, diciamo, in alcuni contesti che hanno, nel caso dei policy maker o nel caso di una fondazione che può deployare, finanziare progetti per milioni di euro e innestarsi in quei processi esistenti in uno stato intermedio tra il paradigma esistente e il paradigma voluto, sia, diciamo, parte del gioco e secondo me è necessario. Nel senso che la spinta, diciamo, del care che verrà e che in qualche modo esiste già adesso, per potersi diffondere e avere impatto nella nostra società, debba sfruttare le strutture economiche, sociali e politiche esistenti, in alcuni casi, diciamo, seguendo il business as usual, per cui noi applichiamo all'Unione Europea per farci dare del funding, eccetera eccetera, in alcuni casi facendo degli strani shortcuts, cioè delle strane scorciatoie per esempio arrivare sul mercato con dei prodotti che sono dei medical device, ma in realtà vengono venduti non come medical device, ovvero realpolitik, per quanto mi riguarda, è anche, diciamo, un po' di spregiudicatezza imprenditoriale nel poter sfruttare tutte le opportunità che in questo momento portano, diciamo, alcuni valori ad essere più e più impattanti. Questa è, diciamo, il mio stare nel mondo e stare dentro i processi
super istituzionali come nei processi super non istituzionali. Scusate, anch'io per non lasciare, diciamo, invaso il punto di Alberto, che è rilevante, ma è anche, diciamo, restituisce un po' il senso della, del confronto anche vivo, vivace, che c'è stato dentro il progetto Open Care, a partire da un partenariato, come dicevo, eterogeneo, non solo multidisciplinare ma eterogeneo, perché in effetti il ruolo che ha giocato una istituzione pubblica come il Comune di Milano dentro un progetto CAPSI che lavorava sull'intelligenza collettiva, che si confrontava con la comunità di Edge Rider, che è un tipo di comunità. Quello che io dicevo oggi è che forse non possiamo parlare oggi di un'unica forma di comunità, perché le comunità, a partire da quello che osserviamo nelle nostre città, si stanno un po' riarticolando attorno a tante questioni diverse e non c'è una, un concetto di comunità. Io non credo che in Open Care non abbiamo visto la comunità, o non l'abbiamo toccata, o non l'abbiamo coinvolta. Credo che noi siamo proprio partiti da lì, anche a Milano, nel tentare di fare un'operazione che è molto sovversiva rispetto al solito, cioè dire proviamo a reimmaginare, a riformulare, a fare un'operazione di reframing, che non è ti do la soluzione, ma provo a ricostruire il problema in un altro modo, che secondo me è molto interessante. E forse oggi abbiamo restituito di più il punto di vista di che cosa come amministrazione abbiamo capito e imparato meglio da Open Care, per provare, diciamo, a incardinarlo anche in politiche che non sono verticali sul care, ma che ad esempio adesso lavoreranno sul tema manifattura e come riportare in città un tipo di produzione che forse ha qualcosa da dire o da fare anche rispetto ai temi del welfare. Quindi forse oggi abbiamo restituito un po' più il nostro punto di vista, che ieri è stato, ieri invece abbiamo toccato un po' di più quello, diciamo, più europeo, quello più che si è giocato dentro la piattaforma di Edge Rider. Credo che, diciamo, si è però mossa una ricchezza di prospettive, e un po' l'intenzione era proprio anche quella di farle parlare insieme. Forse una cosa che è mancata il tempo per un confronto più articolato, ma abbiamo avuto la tentazione di mettere dentro tante cose dentro questi due giorni e poi inevitabilmente siamo andati un po' di corsa. Sicuramente noi, diciamo, come partner del progetto avremo modo di anche di ridiscutere e tirare le fila un po' sugli apprendimenti e i risultati. Adesso Marianna però ha l'arduo compito.